Tali considerazioni energetiche, nonché l'intuito, ci suggeriscono che il pelo libero è orizzontale. Bene. Ok, allora chiediamoci qual è la pressione sulla particella fluida generica situata all'interno di questo liquido. Allora, chiaramente in corrispondenza del pelo libero la pressione è la pressione atmosferica. Noi in meccanica dei fluidi, in idraulica e postazione idraulica, assumiamo, come in tante altre discipline scientifiche, che la pressione atmosferica sia la pressione di riferimento, quindi per noi è zero. Bene. In realtà ci sono alcune branche della meccanica dei fluidi con le quali si fa riferimento alla pressione assoluta. Noi, diciamo, in postazione idraulica, siccome abbiamo a che fare con correnti fluviali, per noi va bene la pressione relativa, la pressione atmosferica è zero. Bene. Però in realtà noi sappiamo che l'acqua ha un peso, quindi se andiamo in profondità, a un certo punto la pressione aumenta. Ecco, quanto vale la pressione in un punto P generico, in una particella fluida P generica? Allora, se noi indichiamo con H l'affondamento della particella, ovvero con H indichiamo l'altezza d'acqua che sovrasta la particella, P, sappiamo che è uguale a gamma H, la pressione. Ecco, questo io faccio un passo indietro perché questi sono concetti fondamentali, fondamentali che dovete avere proprio, dovete maneggiare con molta dimestichezza. Quando vi proporrò il primo test di autovalutazione, le prime domande riguardano proprio questo. E una delle domande del test di autovalutazione è: dunque, se io ho un muro ancorato, vincolato a terra, con un'altezza d'acqua di un metro che spinge, che ha appoggiato a questo muro, quanto vale e dov'è applicata la spinta dell'acqua su questo muro? Quindi sarà applicata un terzo dell'altezza a partire dalla base a un certo valore. Allora, quindi praticamente una delle domande è proprio questa. Chiaramente voi, sapendo che la pressione è uguale a gamma H, siete in grado di calcolare il diagramma di spinta, la risultante e la sua posizione. Ecco, però non è banale e soprattutto è abbastanza controintuitivo, perché il risultato che ne viene fuori è un risultato abbastanza stupefacente, perché uno magari pensa: ma io un'altezza d'acqua di un metro, se prendo questo muro con le mani, anche se non è vincolato a terra, lo tengo su senza problemi. In realtà, quando andate a calcolare quella forza, vi rendete conto che probabilmente da soli non ce la fate a tenerlo su. Ecco, e questo esercizio per me ha la finalità di farvi capire che l'acqua spinge tantissimo. E questo è il motivo per cui noi ci preoccupiamo tanto quando si verificano delle piene. L'acqua spinge molto e questo è anche il motivo per il quale si fa fatica a contenerla all'interno di una superficie chiusa. Se ci sono dei punti dove può passare, l'acqua spinge con una forza tale che prima o poi passa, e nel passare, siccome spinge tanto, si allarga il buco e da questo deriva la famosa parodia della diga, da cui esce una zampilla e uno ci mette un dito, perché se poi questo buco si allarga molto rapidamente la diga cede. Bene. Ecco, su questo io non entro nel dettaglio, perché tanto voi avete un quesito al quale vi divertirete a rispondere. Allora, ripeto, la pressione gamma H, perfetto. Allora, se noi indichiamo con Z l'altezza della particella rispetto a un piano orizzontale di riferimento, e io lo prendo coincidente col fondo del bicchiere, ma potete con Z calcolarlo rispetto a qualunque piano orizzontale, la legge idrostatica dice che Z più la pressione sulla particella divisa il peso specifico dell'acqua, scusate, ho dimenticato di dirlo, gamma è il peso specifico dell'acqua, che vale ovviamente 1000 kg al metro cubo nel sistema tecnico e vale 9810 newton al metro cubo nel sistema internazionale. Allora Z più P su gamma è uguale a costante. Ecco, questa è la legge idrostatica. Ecco, la legge idrostatica perché è molto utile? È molto utile perché vi consente di calcolare facilmente la pressione dell'acqua, la pressione esercitata dall'acqua, in funzione solamente della quota della particella Z. Allora, dimostrarla è banale. Se uno tiene presente questa relazione qui, dimostrarla è banale, perché se vado a sostituire, cosa mi salta fuori? Mi salta fuori Z più
gamma H diviso gamma è uguale a Z più H, e quindi è uguale, se noi indichiamo H grande, la quota del pelo libero rispetto allo stesso piano di riferimento, Z più P su gamma è uguale ad H grande, quindi è uguale a una costante. Questa è la legge idrostatica. Per le correnti gradualmente variate non siamo nell'ambito dell'idrostatica, il fluido è in movimento, però si può dimostrare che la distribuzione delle pressioni nella sezione trasversale segue la stessa legge. Allora, vediamo di scriverlo qua. Se io prendo un punto P in questa sezione trasversale e indico con Z la quota di un piano di riferimento, cioè la quota di P rispetto a un piano di riferimento Z uguale a 0, questo è il mio Z e questo è Z uguale a 0, adesso mi sposto, allora Z più P su gamma è uguale a costante. Ed è precisamente uguale a H grande. Vediamo un po' se mi dimentico qualcosa. Allora, attenzione. Su gamma è detto anche carico piezometrico. Carico piezometrico su P. La dimostrazione di questo è banale e discende dal fatto che il pelo libero è orizzontale. Fatto delle banali considerazioni energetiche simili a quelle che ho fatto qui, e non c'è problema. Chiaramente se il pelo libero non fosse orizzontale, nisba. Ok. Ecco, c'è un'altra considerazione, semplificazione, che è relativa alle correnti gradualmente variate, e questa non la dimostro, probabilmente l'avete fatta in meccanica dei fluidi, ma se non l'avete fatta questa dimostrazione non è indispensabile. Allora, si può dimostrare che per effetto di queste semplificazioni la corrente gradualmente variata è compiutamente descritta da solo due variabili. E può essere trattata, poi ripeto, con la teoria monodimensionale. E dunque, io invertirei queste considerazioni nel ripetere. Cioè, si può dimostrare che la corrente gradualmente variata può essere trattata con la teoria monodimensionale e quindi è compiutamente descritta da solo due variabili. Adesso in parole povere vi dico cosa questo vuol dire. Quindi ripeto, corrente gradualmente variata, teoria monodimensionale, la descrizione completa può essere effettuata solo attraverso due variabili. Quando dico descrizione intendo dire il nostro problema, cioè il campo di moto è compiutamente descritto da solo due variabili. Boh. Allora, vediamo di spiegare. Allora, teoria monodimensionale. Che cosa vuol dire monodimensionale? Il martedì scorso l'abbiamo accennato. Vuol dire che il campo di moto dipende da una sola coordinata spaziale e poi quella temporale. Però la coordinata spaziale è una sola. Quindi, ripeto, si può dimostrare che la corrente gradualmente variata
il campo di moto di una corrente gradualmente variata è monodimensionale. Allora, qual è l'unica coordinata spaziale che sopravvive? Vi ho già dato un'indicazione prima, quando ho detto la quota del pelo libero dipende solo da una coordinata, che è la longitudinale. Ecco, l'unica coordinata che sopravvive è la longitudinale, che noi chiameremo ascissa fluviale. Tutto quello che vi sto dicendo sta scritto nelle pagine web, non le ho proiettate oggi per avere la lavagna a disposizione per intero. Allora, quindi familiarizzate ascissa fluviale, che cosa vuol dire? È la coordinata longitudinale. Noi studiamo una corrente, questa corrente va in una direzione che è la stessa per tutte le particelle fluide ed è rettilinea. Ecco, la coordinata longitudinale, l'ascissa fluviale, è misurata lungo questa direzione rettilinea su cui la corrente gradualmente variata si muove. Allora, se noi guardiamo un fiume dall'alto, no? Il fiume sarà fatto più o meno così, non è esattamente rettilineo, però noi lo assumiamo rettilineo e l'ascissa fluviale S la misuriamo lungo questa coordinata curvilinea. Come facciamo a misurarla? Beh, se abbiamo una cartina geografica, semplicemente prendiamo la rotellina e percorriamo la linea blu del corso d'acqua e quella è la mia ascissa fluviale. Ecco, però voi mi potreste dire, sì, ma se io guardo un corso d'acqua dall'alto e lo guardo con una scala abbastanza grossolana vedo una linea, se invece la scala la faccio diventare un pochino più dettagliata io non vedo più una linea, vedo le due sponde, no? Per cui fatemi cancellare qualcosa, io vedo nel corso d'acqua, io vedo le due sponde, quindi se questa è una poi ce n'ho un'altra, in qualche punto si stringe, in qualche altro punto si allarga. Questo è un corso d'acqua visto dall'alto, no? Con la corrente che va in questa direzione. Allora uno potrebbe dire, ma io dove lo vado a misurare l'ascissa fluviale? Allora, per convenzione, la si misura lungo il cosiddetto talweg. Che cos'è il talweg? Il talweg è il luogo dei punti più depressi di ogni sezione trasversale. Quindi uno va a vedere dove il fiume è più profondo e misura l'ascissa fluviale lì. Ripeto, il talweg è il luogo dei punti più depressi di ogni sezione trasversale. Più depressi non è la depressione, più depressi più bassi. Ok? Ecco, ricordatevi cos'è il talweg, perché ricorre, non è, in realtà è un termine che non ricorre molto spesso, però in ambito tecnico si usa, per cui si dice segui il talweg, uno segue il fiume nel punto più basso. Ok, quindi, il fatto che la corrente sia monodimensionale, badate bene, che cosa implica? Implica che nella sezione trasversale, le coordinate che variano, quando io mi muovo lungo la sezione trasversale, le coordinate sono quelle trasversali, cioè sono la verticale e la trasversale. Quindi vuol dire che qui le caratteristiche della corrente, le caratteristiche, il vettore velocità non varia. Cioè questa assunzione mi porta a dire che in una sezione trasversale il vettore velocità non varia. È invariante. Quindi se io mi sposto lungo la verticale io trovo la stessa velocità, se mi sposto nella trasversale trovo la stessa velocità. Ecco, questa assunzione è fondamentale perché ci semplifica la vita tremendamente. Significa che se io voglio misurare la velocità dell'acqua su un fiume e faccio l'assunzione di corrente gradualmente variata, prendo la misura dovunque io voglia ed è sufficiente. Allora, se ricordate prima qua c'era una relazione scritta Q uguale A per
W M che io ho detto velocità media, questa vale per una corrente, ma se io mi riferisco alla corrente normalmente variata, questo M lo posso togliere. Bene, quindi è una semplificazione interessantissima. A questo punto, siccome appunto noi dobbiamo mantenere la connessione con la realtà, ci dobbiamo chiedere, ma è attendibile questa assunzione nel corso d'acqua? Perché in realtà l'intuito ci suggerisce che la velocità non è costante sulla sezione trasversale. Cioè, se voi, qualcuno vi chiedesse intuitivamente dov'è il punto in cui la corrente corre più forte, voi che cosa direste? Direste al centro, no? Perché ai lati c'è l'attrito e in effetti se uno va sul ponte vede che il grosso corre al centro. Un po' meno intuitivamente, se uno vi chiedesse ma invece sulla verticale dov'è che la corrente corre più forte? Uno non direbbe al fondo perché c'è attrito, ma neppure in superficie perché in superficie c'è l'attrito dell'aria. Infatti le osservazioni ci dicono che a più o meno un terzo dell'altezza a partire dalla superficie c'è la velocità massima della corrente. Quindi se io butto un galleggiante al centro del fiume e misuro il tempo che ci mette a coprire la distanza tra due ponti, quel galleggiante mi dà una sottostima della velocità massima, perché sta in superficie. Se invece io facessi stare un po' più sotto, e infatti quando si vanno a prendere le misure della velocità della corrente, uno che cosa fa? Usa un'asta graduata, in fondo c'è un'elica che gira, che si chiama mulinello, e uno non lo mette in superficie, lo fa andare un po' al centro. Ecco. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che l'assunzione di corrente gradualmente variata non è a rigore soddisfatta nel corso d'acqua, ma questo per noi non è un grande problema, posto che, diciamo, non ci siano degli elementi che ci fanno pensare che sia completamente sballata l'assunzione. Allora, se voi andate su un corso d'acqua e vedete che c'è una curva molto pronunciata con corrente che corre veloce, e tant'è che vedete l'acqua che un po' si alza verso l'esterno, direte no, qua non posso usare questa teoria a descrivere questo fiume. Oppure, se vedete che il fiume ha delle anche morte, per cui, ad esempio le golene, no? Quando il fiume esonda dall'alveo di Magra va in golena, sulle golene è pressoché ferma l'acqua. Invece sull'alveo al centro uno vede l'acqua che corre. Allora vi si deve accendere la lampadina. Ecco, però da un punto di vista tecnico vi tranquillizzo dicendo che nel 99% dei casi di progettazione tecnica su corsi d'acqua, questa è una soluzione attendibile. Bene, ecco un altro elemento di controindicazione è le asperità in senso longitudinale. Una cascata, attenzione, è il caso emblematico di corrente che non è gradualmente variata, non c'è neanche bisogno che vi spieghi perché. Ecco, quindi in un torrente montano magari dovete fare attenzione, poi vedremo come tecnicamente risolviamo questo problema, come tecnicamente facciamo attenzione. Bene, però laddove questa soluzione è fondata è indubbiamente molto comoda. Allora, veniamo adesso alla seconda cosa che vi ho detto, che le possiamo descrivere queste correnti con solo due variabili, cioè il campo di moto si può descrivere in funzione di solo due variabili. Queste variabili, perché ad esempio il campo, una variabile potrebbe essere l'altezza d'acqua, un'altra variabile potrebbe essere la velocità della corrente. No? Cioè nella sezione trasversale abbiamo detto che la velocità è costante, quindi ci viene in mente che se noi descriviamo la velocità, sto parlando del modulo, il modulo velocità della corrente, chiaramente questo, però di variabili ce ne vogliono due. Allora, prima che vada avanti, perché adesso ho detto velocità in modulo, no? Allora tenete presente che la velocità, io sono partito dicendo che la devo descrivere come vettore, ma in una corrente gradualmente variata, direzione e verso del vettore velocità sono già determinati, quindi il mio problema a questo punto è solo descrivere il modulo. Bene, allora, due variabili, la meccanica dei fluidi ci dice che queste due variabili devono avere determinate caratteristiche e devono essere precisamente, e lo scrivo, una variabile geometrica
una variabile geometrica una variabile cinematica. Allora, che cosa vuol dire variabile geometrica? Variabile geometrica è una variabile la cui unità di misura è esprimibile soltanto in funzione di lunghezza. Quindi voi fate un'analisi dimensionale, l'area bagnata, ad esempio, della sezione trasversale, l'unità di misura è un L quadro, lunghezza quadrato. Bene, è una variabile geometrica. Ok, variabile cinematica, unità di misura sono solo, allora, questa è lunghezza. Nella cinematica abbiamo lunghezza e tempo. Sappiate che esistono anche variabili dinamiche in cui compare anche la massa. Bene. Allora attenzione, chi di voi è stato attento a questo punto dovrebbe avere un minimo di dubbio su quello che ho detto, perché sono partito dicendovi il mio obiettivo è descrivere il vettore velocità per ogni particella fluida. Nella sezione trasversale io ho un unico vettore. Bene, vi ho detto che la direzione e il verso sono univocamente determinati, non sono più incogniti. Quindi voi potreste pensare, ma allora a me basta descrivere il modulo del vettore velocità e ho risolto il mio problema, che è vero, eh? E allora potreste dire, perché due variabili, mi basta la cinematica, la velocità è una variabile cinematica, mi basta questa, perché questa perché ne ho bisogno? Ne ho bisogno perché state dando per scontato che io conosco l'altezza dell'acqua qui, in realtà io non la conosco. Quindi devo definire prima l'altezza dell'acqua. Ed è la variabile geometrica. Quindi io non faccio la dimostrazione, però vedete che intuitivamente si trova un senso a quello che dico. Ok, allora intanto abbiamo già capito che le due possibili candidate sono l'altezza dell'acqua nella sezione trasversale. Fatemela indicare in questo modo. Adesso poi vi faccio un'altra sezione trasversale. Da ora in poi indichiamo con il simbolo H piccolo l'altezza dell'acqua rispetto al fondo, rispetto al Talweg. Ecco, attenzione, perché H piccolo prima con la legge idrostatica l'ho utilizzato con, adesso cancellato, con un significato diverso, perché H piccolo l'ho utilizzato per l'affondamento, quindi non fate confusione. Io adesso da ora in poi H piccolo per me è l'altezza dell'acqua nella sezione trasversale rispetto al fondo. Ho una domanda, no? Ho visto la mano alzata. No, no, cioè sarebbe l'H come abbiamo definito con l'H maiuscolo. Sì, però l'H maiuscolo era riferito rispetto a un sistema di riferimento arbitrario. Invece adesso io da ora in poi H piccolo per me la chiamo altezza del pelo libero e non dico nient'altro, però è riferita rispetto al fondo. Quindi è un sistema di riferimento che varia da sezione trasversale a sezione trasversale. Bene, allora questa è la mia variabile, è una candidata variabile geometrica, però attenzione, posso in modo del tutto analogo indicare l'area bagnata A. Perché queste, una volta che io conosco la sezione trasversale, e attenzione, questa conoscenza della geometria della sezione trasversale è qualcosa che io devo possedere a monte, perché mi identifica il mio volume di controllo. Quindi questo io, se non la conosco, io non riesco a fare nulla. Quindi io la prima cosa che faccio quando lavoro su un fiume è chiamare il topografo e chiedergli di battere delle sezioni trasversali. Una volta che io questa geometria della sezione trasversale ce l'ho nota, conoscere H, conoscere A è del tutto equivalente. Ecco, la seconda coordinata, la seconda variabile candidata, abbiamo detto, è la velocità V. Però in modo del tutto analogo potreste prendere la portata Q, perché voi sapete che sono legate da Q uguale A per V. Quindi queste sono due possibili candidate. Noi vi anticipo che faremo spesso riferimento a H e V,
ma ci sono libri di testo che invece si riferiscono a Q ed A, dipende dal libro di testo. Noi qua stiamo parlando adesso di meccanica dei fluidi classica, quindi provate, se per qualunque ragione avete desiderio di ripassare, provate valanghe di libri di testo. Io mi sono formato sul Citrinio Seda, che qualcuno di voi conosce il Citrinio Seda, ha studiato meccanica dei fluidi sul Citrinio Seda? Nessuno. Comunque, se cercate su internet Citrinio Seda lo trovate. Ed è un libro che secondo me è il modo più molto ben comprensibile. Però voi non avete bisogno di approfondire meccanica dei fluidi, e io questo ve lo dico giusto per informazione. Ok, idraulica, sì. Chi avete avuto in idraulica di Federico? Sì. Non tutti però. Zanotti. Come? Zanotti. Zanotti fa idraulica, Zanotti, sì, capito? Va bene. Sono posti, quelli erano giù duri, o no? Sapete che in passato hanno avuto dei maestri, e in passato altri che erano giù duri, erano veramente, la meccanica dei fluidi era una delle materie su cui si faceva selezione, soprattutto in ingegneria civile. E ingegneria civile idraulica, a maggior ragione, si faceva selezione, adesso è un brutto termine selezione, però diciamo che erano gli esami più duri, e oltre a esserci le matematiche, c'era anche l'idraulica, che era, quindi loro hanno avuto dei maestri che erano veramente duri, e facevano della roba che al giorno d'oggi non al giorno d'oggi si finirebbe sui giornali, io rido, ma non loro, i loro maestri. Allora, poi qualche volta, ma quando saremo a pranzo, vi racconterò qualche aneddoto. Allora, andiamo avanti. Allora, due variabili, attenzione, due variabili significa che io ho bisogno di due equazioni. Cioè, a questo punto io chiamo in ballo la fisica e dico, bene, io ho due variabili, una geometrica e l'altra cinematica da descrivere, e ho bisogno di due leggi fisiche che si combinino tra di loro per risolvere il mio problema. Attenzione, il mio problema è un problema esclusivamente tecnico, io ho bisogno di sapere con quale altezza d'acqua e quale velocità il fiume passa da sotto un ponte attraverso una sezione qualsiasi. È un problema molto specifico e molto determinato e preciso, perché uno dice io chiamo in ballo la fisica, uno pensa chissà che è qualcosa non realistico. No, il mio problema è molto semplice. Io ho bisogno di prevedere in quel fiume, visto che non ho delle misure sufficientemente lunghe per dire risolvo il problema, perché voglio dire, facciamo un passo indietro. Se noi avessimo tempo di dire al nostro committente io voglio costruire un ponte lì, se noi avessimo tempo di dire guarda non c'è problema, adesso mettiamo una stazione di misura e aspetti 10 anni e vedrai che io, dopo che per 10 anni ho misurato quant'acqua ci passa e con che velocità, dopo io non ho bisogno di fare nessun calcolo, dopo io mi prendo un valore sufficientemente alto e dico progetto con questo. Il mio problema è che invece noi dobbiamo nel giro di un mese, arriva uno e dice io devo fare un ponte lì, nel giro di un mese bisogna andare lì, guardare giù e dire boh, qua quant'acqua ci passerà, con quanta velocità, e allora uno fa un modello, cioè un modello di stima. Modello di stima, metodo di stima, con cui risolve il problema. Ed è molto specifico questo problema. Allora, vediamo quindi le due leggi fisiche. Allora, perché dico leggi fisiche? Beh, attenzione, stiamo parlando di corpo in movimento, quindi la scienza che descrive il movimento dei corpi è la fisica. In particolare, facciamo riferimento alla cinematica, se vogliamo soltanto studiare il movimento dei corpi, alla dinamica, se vogliamo studiare il movimento in funzione delle forze che lo originano. Bene. Allora, andiamo a scomodare la fisica. Ma quali leggi della fisica? Beh, ricordiamoci che la meccanica dei fluidi, sono valide le leggi di Newton. Quindi, niente di meglio che riferirsi alle leggi di Newton. Allora, leggi di Newton, che io le riassumo brevemente, è difficile che richieda l'esame, però voi dovete sempre averle presenti. Allora, praticamente, la legge di Newton dice che la prima dice che un corpo soggetto a un sistema di forze in equilibrio non modifica il suo stato di quieto di moto. Quindi se un corpo si sta muovendo ed è soggetto a un sistema di forze in equilibrio, il movimento continua. Bene. Poi,
La seconda mi dice che F uguale M per A, la seconda legge di Newton. Quindi se un corpo è soggetto a un sistema di forze non in equilibrio con risultante F, allora il corpo si muove con accelerazione A, che è data dalla legge F uguale M per A. Questa è la seconda legge di Newton. La terza legge di Newton ci dice che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria. Bene. Allora, la legge di Newton, trasferita in particolare la F uguale M per A, trasferita in meccanica dei fluidi e al caso di una corrente gradualmente variata, che cosa implica? Implica che in una corrente gradualmente variata si conserva una quantità di moto. O meglio, scusate, in una corrente si conserva la quantità di moto. Ecco, nel caso delle correnti gradualmente variate, in particolare, la legge di Newton implica la conservazione dell'energia. Allora, in meccanica dei fluidi a volte non è chiara la distinzione tra i due concetti. Intanto ricordatevi che la quantità di moto è un vettore, l'energia è uno scalare. E la differenza tra i due concetti è che per le correnti gradualmente variate, dove la direzione, vi ha detto, è univocamente determinata, si può dire, si può risolvere il problema con la conservazione dell'energia. Poi c'è la conservazione della massa, che quella siamo già abituati a considerarla. Quindi abbiamo bisogno di due equazioni. Bene, allora impegniamo la conservazione della massa e la conservazione dell'energia. Allora, la conservazione della massa, in meccanica dei fluidi, si chiama anche equazione di continuità. E praticamente, da un punto di vista pratico, sapete che cosa vuol dire. Se io identifico un volume di controllo, un tronco fluviale compreso tra due punti, vuol dire che c'è acqua che entra, quindi massa che entra dal ponte a monte, massa che esce per filtrazione o dal ponte a valle, e c'è un invaso di acqua e tutto deve essere bilanciato, no? Quindi la massa che entra meno quella che esce deve essere uguale alla variazione di volume invasato. Per le correnti si scrive così. Allora, noi non la dimostriamo perché l'avete già fatta in meccanica dei fluidi, però la dovete ricordare a memoria. Questa è una delle poche cose che vi dico, dovete saperla a memoria. Quindi, equazione di continuità applicata alle correnti. Allora, quella che vi propongo, attenzione, è applicata, valida per le correnti. Quindi anche quelle gradualmente variate. Allora, una corrente, attenzione, vediamola, è delimitata da due sezioni trasversali. Questo è il nostro volume di controllo. Queste equazioni di bilancio vanno applicate, come vi dicevo, a un volume di controllo. Noi adesso prendiamo un sistema di riferimento fisso. Quindi due sezioni trasversali e un pezzo di fiume compreso tra esse. Sistema di riferimento fisso, questo è il nostro volume di controllo. Bene, allora vedete bene che nell'osservare la corrente voi identificate due sezioni trasversali e una superficie di contorno. La superficie di contorno è tale per cui il vettore velocità è ad essa tangente. Le sezioni trasversali, le abbiamo già visto, il vettore velocità è perpendicolare. Quindi abituatevi a vedere questa differenza, cioè sulla sezione trasversale ho del liquido che per effetto della corrente mi entra con velocità perpendicolare, sul contorno, siccome la velocità è tangente, in linea di principio io non ho fuoriuscito e ingressi di fluido. Poi chiaramente, siccome la definizione di corrente usa quel sensibilmente, ci può essere anche qualche ingresso laterale, ma il grosso dell'ingresso e dell'uscita ce l'avete attraverso le sezioni trasversali. Bene. Allora, nel descrivere la nostra equazione di continuità facciamo due assunzioni. Allora, la prima è abbastanza scontata. Fluido incomprimibile.
abbastanza scontata, attenzione, per noi, perché operiamo con corsi d'acqua. Quindi ripeto, queste sono assunzioni che ci consentono di scrivere l'equazione di continuità in forma semplificata. Bene, la seconda assunzione è no a flussi, deflussi laterali, cioè l'ingresso e l'uscita d'acqua avvengono solo ed esclusivamente attraverso la sezione trasversale di contorno. Bene. Allora, l'equazione si scrive in questo modo. Derivata di Q parziale, Q che dipende da S e da T, fatta rispetto a S, più la derivata parziale di A, che dipende a sua volta da S e da T, e l'area della sezione trasversale, fatta rispetto al tempo, è uguale a zero. Bene, questa è l'equazione di continuità. Allora, ritornatemi in queste due assunzioni, perché io la domanda tipica che faccio all'esame è: mi scrive per cortesia le equazioni del Sevenage, perché le due equazioni che noi adesso stiamo scrivendo alla fine vengono messe a sistema in un sistema che si chiama equazioni del Sevenage. Allora vi chiedo di scriverle a memoria, o meglio, questa memoria, la seconda si può ricavare, e poi vi chiedo le assunzioni, che sono quattro, due per l'equazione di continuità e due per la successiva, che è la conservazione dell'energia. Bene. Queste due assunzioni, se uno le volesse rimuovere, si possono rimuovere facilmente, però noi, per semplicità, teniamole lì, ok? Allora, questa. Allora, una considerazione.